In diretta, la Santa Messa dal Santuario San Salvatore di Orta Viatella, Caserta. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi bambini, carissimi giovani, carissimi fratelli e sorelle, buona domenica a tutti, buona domenica di Avvento. È la seconda domenica d'Avvento, è vero? C'è la seconda candela accesa, la luce che aumenta in questo nostro cammino. L'Avvento, l'abbiamo detto già la settimana scorsa, significa attesa, vero bambini? Attesa di chi? Di Gesù. Prepariamo le vie a Gesù, prepariamo la via del nostro cuore. È con questi sentimenti che iniziamo questa nostra celebrazione in questa seconda domenica d'Avvento, in cui siamo convenuti tutti, i bambini del catechismo, gli araldini, la Gifra, l'Ofs, il coro, tanti fratelli e sorelle, il comitato dei festeggiamenti. Siamo in comunione con la nostra parrocchia di San Massimo, che in questo momento sta pregando in parrocchia insieme a noi, insieme al suo parroco, insieme a tanti fratelli e sorelle che in questo nostro bel santuario, e lo possiamo dire, è un bel santuario quello di San Salvatore qui a Orta Viatella, ecco, vogliono pregare con noi, prepariamo le vie al Signore. E lo facciamo oggi in questa domenica un po' speciale. Diamo il saluto a tutti i fratelli e le sorelle che ci stanno seguendo in televisione da 8 Channel, canale 696 del digitale terrestre. Tanti fratelli e sorelle lontani, tanti fratelli e sorelle ammalati, anziani, che non possono venire, non possono stare qui con noi in questo momento. Li salutiamo come un affetto in comunione di preghiera. All'inizio di questa celebrazione, allora, prepariamo la via al Signore insieme, al Signore che viene, al Signore che ci parlerà ancora, al Signore che si presenta a noi nell'Eucaristia. Vogliamo riconoscere i nostri peccati e affidarci alla misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e intenzioni,
mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio dei viventi, suscita in noi il desiderio di una vera conversione, perché rinnovati dal tuo Santo Spirito, sappiamo attuare in ogni rapporto umano la giustizia, la mitezza e la pace che l'incarnazione del tuo Verbo ha fatto germogliare sulla nostra terra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio spunterà dal tronco di Jesse. Un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca della vipera, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di Jesse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. Parola di Dio. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. Vieni, Signore, Re di giustizia e di pace. O Dio, affida il Re il tuo diritto, al Figlio di Re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. Vieni, Signore, che giustizia e pace. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto.
abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Vieni, Signore, giustizia e pace. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. Vieni, Signore, giustizia e pace. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri. Le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome. Parola di Dio. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di cammelli e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora a Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta
alla radice degli alberi. Perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Gloria a te, O Cristo. In questa domenica, nelle letture che abbiamo ascoltato, e so che ne avete parlato anche nei giorni scorsi, durante i giorni del catechismo, durante gli incontri con gli araldini, ne abbiamo parlato con i grandi durante la catechesi che abbiamo tenuto venerdì scorso, ritorna più volte questo invito, convertitevi, lo dice il Battista, lo dice Gesù, lo dicono i profeti, lo abbiamo ascoltato tra le righe anche dal profeta Isaia nella prima lettura. Convertitevi. E poi il Vangelo ci dice anche il perché, attraverso la voce di Giovanni Battista, che vi ricordate, il Vangelo anche da un'altra parte ci dice come andava vestito, con peli di cammelli, mangiava locuste, è vero, in questo suo atteggiamento noi diremo di penitenza. Perché? Perché si voleva scrollare da addosso tutto quello che era in più, che non gli permetteva qualche volta di ascoltare la voce del Signore e di parlare in nome di Dio. Convertitevi, perché, dice il Giovanni il Battista, lo ricorda al popolo, perché il Signore è vicino, è vero, perché Gesù è vicino. E noi lo sappiamo, lo stiamo vivendo in questo tempo di Avvento, e lo stiamo capendo anche pian piano che andiamo avanti con le tappe di queste domeniche che stiamo celebrando insieme, perché ci avviciniamo dove? Alla festa, alla grande festa del Natale. È vero, Gesù è vicino. Ed è bella la liturgia di oggi, le letture di oggi. Attenzione a non prendere quella prima lettura che abbiamo ascoltato del profeta Isaia come una bella favoletta. Non è una favoletta. Il Signore vuole che sia per noi una realtà quando dice un virgulto germoglierà dalla radice di esse, e poi quando dice quel giorno, che cosa dice? Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. Non è la riedizione della favoletta del Re Leone, questo non è una favoletta, è la realtà che il Signore vuole farci vivere. Qualcuno ha detto anche in questi giorni, abbiamo letto da più parte, questo è il grande sogno di Dio, è il grande sogno di Dio che su questo mondo, in questo mondo, su questa umanità, tra di noi, piccoli e grandi, ci sia un mondo di umanità, un mondo di amore, un mondo di concordia. È vero, e noi andiamo verso il Natale, che per tradizione è il giorno in cui vogliamo che tutti stiano in pace, è vero, nelle nostre famiglie, nel nostro mondo. Allora noi siamo qui stamattina a celebrare qui la Santa Messa, tutti insieme con i nostri canti, con il servizio liturgico, il coro che si è vestito ancora più bello stamattina, e voi che vi siete preparati in questa settimana, i frati, i sacerdoti, i ministranti, tutto bello, perché vogliamo accogliere questa promessa di Gesù. Questa promessa, che non è un qualcosa di lontano, non è un qualcosa di lontano. Gesù ci sta dicendo questo regno bello,
Il mondo bello, il mondo dell'amore, il mondo della misericordia, il mondo della carità è un mondo possibile, è possibile. Cari bambini, mi riferisco soprattutto a voi, ma mi riferisco anche a chi prova a essere bambino nel cuore, come noi un po' più grandi, non spegniamo mai questa luce, questa speranza. Accogliamo in mezzo a noi questa promessa di Dio che si sta già realizzando, che il mondo bello, il mondo della giustizia, come ci dice il profeta Isaia nella prima lettura, è possibile, si sta già realizzando. È chiaro che, come dicevamo venerdì scorso nella catechesi che abbiamo tenuto, questa parola conversione significa che cosa? Significa evidentemente anche un impegno da parte nostra, è vero? Lo abbiamo detto anche negli incontri, anche con le catechiste, con gli animatori, l'abbiamo detto nella catechesi, c'è bisogno di forza e coraggio. Ce lo dobbiamo dire tra di noi, forza e coraggio, coraggio e forza e decisione, perché Dio vuole venire in mezzo a noi, Dio vuole che in mezzo a noi domini l'amore e la pace, sempre. Anche se ogni tanto le nostre giornate, il nostro amichetto, il nostro fratellino, la nostra sorellina, i nostri genitori, a volte non li capiamo tanto e sembra che ognuno vada un po' per la strada sua. Ecco perché il profeta Isaia, ecco perché Giovanni Battista dice preparate le vie al Signore, è vero? Preparate le vie al Signore, preparate questa strada. All'inizio abbiamo detto che cosa? Che quella via e quella strada di cui parla Giovanni Battista, che cos'è? Qual è la via e la strada che dobbiamo preparare al Signore che viene? È il forte, siamo per televisione, ma fate come le altre domeniche. Che cos'è la via? Dobbiamo preparare il... Non ho sentito bene? Il cuore. Vi ho fatto alzare la voce, perché poi ci stanno i grandi che questo fanno un po' più difficoltà. Noi grandi siamo un po' cresciutelli e allora la nostra vita a volte non ce lo fa percepire. Durante la catechesi di venerdì riprendevo una canzone di musica leggera di una cantante che ha qualche anno in più ma piace a tanti, che è Fiorella Mannoia. La salutiamo se per caso ci sta guardando, non penso. Che canta è una canzone un po' datata, quando forse qualche vostro genitore era ancora nato. Si chiama Come si cambia. Come si cambia per non morire, come si cambia per amore, come si cambia per non soffrire, come si cambia per ricominciare. Questa non l'avevamo preparata, le ho presi in contropiede. Vedete come si cambia per amore, come si cambia per ricominciare, come si cambia per non soffrire, come si cambia per non morire per sempre. Ce lo dice Gesù, ce lo dice il profeta Isaia quando dice questa è la strada, questa è la nostra meta, e ce lo ripete il Vangelo attraverso la voce di Giovanni Battista. E allora in questa domenica ricordiamoci delle cose fondamentali. Noi vogliamo cambiare il mondo, vogliamo che tante cose cambino nel nostro mondo, nella nostra società, nelle nostre famiglie. Allora ci vuole coraggio, tanto coraggio, mi raccomando bambini, tanto coraggio e tanta forza per guardarci dentro, per guardare quella strada che è il nostro cuore. Ci vuole tanta pazienza, non ci dobbiamo scocciare, ci vuole pazienza, a volte piano piano con pazienza, per imparare a comunicare anche tra di noi. Dobbiamo imparare a camminare dove? Verso la stessa direzione. Un giorno il leone, il leoncello, il lupo, eccetera, eccetera, come ci dice il profeta Isaia, verso quella direzione, insieme. Dobbiamo essere decisi, deciderci per l'amore, decisi di costruire i nostri rapporti, le nostre relazioni con chi ci sta a fianco, e chiediamo al Signore che ci doni tanto giudizio, come ci descrive bene la prima lettura, il mondo della giustizia e della pace. Con i giovani della Gifra in quest'anno stiamo guardando alla figura di San Francesco e di Santa Chiara, e abbiamo iniziato questo nostro percorso con il grande sogno di Francesco, che è il sogno di Dio, il sogno di un mondo della pace. Noi che vogliamo bene, non a San Francesco,
l'uomo della pace. Dio aveva un sogno e questo sogno lo comunicò a Francesco, e San Francesco è stato capace di fare questo, di realizzare quello che il Signore voleva, di essere un uomo di pace. Ecco perché San Francesco ci piace tanto. È vero, ci sono tante cose che si contrappongono, tante fatiche, ma noi, come ci diciamo sempre, e sarà veramente un bel Natale con l'aiuto di Dio, con la volontà, l'impegno e la decisione, ce lo diciamo insieme, piccoli e grandi, ce la possiamo fare, perché Gesù è con noi, è dalla nostra parte e ci darà forza e coraggio. Allora torniamo a casa in questa domenica, e lo diciamo anche ai fratelli e sorelle che ci stanno guardando in televisione, cari fratelli e sorelle, forza e coraggio, ce la possiamo fare per un mondo bello, un mondo dell'amore e della misericordia. Amen. Ci mettiamo in piedi e professiamo la nostra fede insieme dicendo: credo in un solo Dio, di tutte le cose possibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, fu crocifisso per noi sotto paso, il terzo giorno risuscitato secondo le scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti. Carissimi fratelli e sorelle, ci rivolgiamo al Padre e chiediamo di avere gli stessi sentimenti di Cristo in questo tempo di Avvento. Perciò diciamo con fede: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa Santa di Dio, perché promuova tra i fedeli la trasformazione del cuore, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per l'autorità civile, perché abbia una particolare attenzione al bene comune, senza distinzioni, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le famiglie, perché siano solidali con i poveri e capaci di tessere un'amicizia con quelle in difficoltà, che stanno peggio di loro, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questa assemblea liturgica, perché dalla parola e dall'Eucaristia sappia ricevere la forza dello Spirito Santo per sostenere gli impegni presi davanti a Dio e alla comunità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ed ora facciamo un attimo di silenzio, mettiamo davanti al Signore, per intercessione di Maria l'Immacolata, le nostre preghiere, i nostri desideri, le intenzioni che portiamo nel cuore. O Dio, Padre misericordioso, accogli le nostre suppliche e fa che siamo testimoni del Tuo amore nella vita di ogni giorno. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti siano gradite, Signore, le nostre umili offerte e preghiere. All'estrema povertà dei nostri meriti supplisca l'aiuto della Tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre Onnipotente, principio e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui il Cristo tuo Figlio, Signore e Giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo, rivestito di potenza e splendore. In quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo presente, e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. Ora Egli viene incontro a noi, in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno. Nell'attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanimi l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Donato, San Massimo, San Salvatore, il Serafico Padre San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Angelo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai nutriti con il pane della vita, insegnaci a valutare con sapienza i beni della terra nella continua ricerca dei beni del cielo. Per Cristo nostro Signore. Qualche avviso prima di ricevere la benedizione. Innanzitutto ricordo che il giorno 8 dicembre celebreremo la solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Le sante messe saranno celebrate come di domenica ed è giorno di precetto. Poi ricordo che venerdì prossimo vivremo la seconda catechesi del tempo di Avvento. E domenica prossima, a conclusione di tutte le sante messe, vivendo la terza domenica di Avvento, celebreremo la benedizione dei bambinelli, quindi i bambinelli che poi andrete a porre nei presepi che avete nelle vostre case, siete invitati a portarli perché li benediremo. Per ulteriori informazioni vi invito a ritirare il foglio con tutti gli orari del tempo di Avvento e di Natale che trovate uscendo dalla chiesa sui tavolini di destra e sinistra. A tutti l'augurio di una serena e santa domenica. Giovedì prossimo, giorno dell'Immacolata Concezione, durante la messa delle 10:30 vivremo un altro bel momento in cui la gioventù francescana, la Gifra, emetterà la promessa e poi ci saranno tanti giovani, saranno accolti nella Gifra per cominciare questo bel cammino di fede nella gioventù francescana. Un grazie di cuore a tutti quelli che non solo in questa domenica, ma ogni giorno, quotidianamente e ogni settimana, ecco, si preoccupano di preparare tutto quello che c'è bisogno materialmente e spiritualmente per vivere insieme le nostre celebrazioni liturgiche, a partire da chi si occupa della chiesa per la pulizia, per l'ordine, a chi prepara la liturgia con il canto, con il servizio liturgico, a chi si occupa di tante altre cose. Un particolare grazie da parte mia ai frati della mia comunità, della Fraternità Francescana che opera qui ad Orta di Atella, e un particolare grazie agli amici di Otto Channel che hanno voluto condividere questo momento con noi, ai tecnici che sono presenti, tra l'altro vostri paesani, e quindi che ci hanno assistito in questa celebrazione. Portiamo con noi a casa il grande messaggio di Gesù. Lasciamo che Gesù, pian piano, con il suo spirito, con la sua sapienza, ecco, infranga tutte le nostre difficoltà e resistenze, la scorza dura del nostro essere adulti nella fede, ma a volte essere duri. E allora viviamo la parola di Dio nelle nostre famiglie, mi raccomando bambini, adesso che torniamo a casa, iniziamo la celebrazione, iniziamo il pranzo con il segno della croce, in questa settimana questo impegno, forza e coraggio per preparare la via a Gesù. Ed ora prepariamoci per la benedizione. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio, che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Nel cammino di questa vita Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo.